Ciao a tutti, questo è un video un po' diverso dal solito e volevo condividerlo con voi. Purtroppo nell'ultimo torneo, probabilmente come avete visto dal titolo, ho rotto il dito all'avversario. Lui non si ricordava se effettivamente sotto io perché non si ricordava quando era successo, lui ha continuato a giocare, bravo. E ho riguardato un po' i filmati e ho scoperto probabilmente il momento in cui è successo. Adesso vi faccio vedere il video. Ecco, se tornare indietro un attimo. Guarda, giusto nei frame giusti. Allora, si vede la palla che è stata alzata nel mio campo. Io salto e lui mette la mano a sinistra. Notare bene che è la mano a sinistra perché il destro è qui. E lui è attacca di destro, quindi è difficile farsi male sulla mano opposta. E questa è l'unica azione che ho trovato in cui usa la mano sinistra. E io in questo momento lui sta andando con una mano abbastanza scomposto e io attacco proprio sulla sua mano. Quindi secondo me è stato questo il momento in cui si è fatto male. Anche il rumore è molto sordo, quindi mi fa pensare che è stato quello il momento. Mi ricordo. Poi l'azione prosegue, tuffo bello, dopo passiamo al finish. Oltre a questo ho notato anche che prima di questo momento lui non, la mano non se l'era mai tenuta. In questo momento, come potete vedere, si tiene la mano sinistra. Vedete che se la tiene? In questo momento. Infatti si cerca anche di scuotersela. E niente, io spero che il suo infortunio recuperi presto. E gli chiedo scusa, ovviamente. E buona fortuna per il recupero. Per quanto riguarda i prossimi video, ovviamente metterò a breve il video del riassunto del torneo, che è stato comunque bello e interessante. E per niente, ci vediamo a breve. Ciao!